Sono del Museo delle Torture di Grazzano Visconti e in questo secondo video voglio parlarvi della tortura della gabbia. Molti di noi l'avranno vista nei film, o letta nei libri, oppure avranno visitato qualche museo. Ma cerchiamo di capire il perché si utilizzava questa tortura, dove e quando. Buona visione. E ricordate di mettere un mi piace sì, al nostro video. In Francia, il duca di Soissons fece seppellire vivi un servo e una serva per essersi sposati senza chiedere il suo consenso. Nel XIII secolo, in Germania e in Svizzera, era un'usanza quella di murare una persona viva, in genere un bambino, come dono propiziatorio rivolto agli dèi o ai demoni, affinché proteggessero l'edificio. In molti paesi civilizzati era assai più comune sospendere con delle catene piuttosto che seppellire vivi, forse perché così la tortura durava molto più a lungo. Parliamo quindi della gabbia. Il supplizio della gabbia fu un'usanza che si protrasse fino ad 800 inoltrato in tutta l'Inghilterra. Quando avveniva era molto impressionante per l'intera popolazione. Inoltre era una punizione abbastanza rara. È applicabile quindi a solo un certo numero di reati. Le gabbie venivano spesso realizzate con la sembianza di un essere umano, così che il condannato non potesse muoversi. I prigionieri si trovavano infatti sospesi a molti metri d'altezza, fissati a terra con dei grossi pali di legno. Venivano lasciati alle intemperie e senza cibo né acqua morivano di stenti dopo pochi giorni. Una volta che il condannato moriva, il puzzo di putrefazione rendeva insopportabile sostare nelle sue vicinanze. Quando soffiava il vento, poi, anche abitare nei pressi di una gabbia sospesa poteva diventare un vero supplizio. Secondo un articolo apparso sulla rivista Once a Week nel 1866, c'era in mostra al Museum of Society of Arts a Kingston, in Giamaica, una gabbia di ferro adoperata per imprigionare criminali che venivano condannati a essere sospesi vivi. Il criminale veniva fatto spogliare prima di essere rinchiuso nella gabbia. Quando fu rinvenuta, questa gabbia conteneva lo scheletro di una donna che fu portata nel museo insieme allo stesso marchingegno. Una volta imprigionato nella gabbia, che veniva appesa a un ramo, il criminale veniva lasciato morire di fame, di sete e per l'esposizione prolungata all'aperto. Sul Duomo di Piacenza è tuttora appesa una di queste gabbie pensili. La tradizione vuole che fosse Ludovico il Moro nel 1450 a far apporre la grande gabbia di ferro sotto le bifore della cattedrale per rinchiudervi gli avversari, anche se non ci sono testimonianze che sia stata utilizzata. Era il più estremo e crudele tra gli strumenti di pubblico ludibrio e lo sapevano bene anche le capitanerie di porto delle colonie spagnole e portoghesi, che appendevano per mezzo di grossi tronchi d'abete rudimentali gabbie in ferro nelle quali era stato lasciato a marcire un cadavere in avanzato stato di putrefazione. Era un ottimo sistema di protezione per le città portuali, considerato un deterrente contro i vili attacchi pirateschi.